tecnico-filosofico, fenomenologia della tecnica pianistica. A partire da questo grande contenitore che lui prima in qualche modo mi ha illustrato e poi mi ha lasciato in eredità, io ho cominciato a guardare dentro e forse a guardare dietro all'espressione musicale, alla performance musicale, a vedere di che cosa è fatta la musica e soprattutto di chi è fatta la musica, come viene prodotta e attraverso chi viene prodotta. Il mio maestro e io, con lui e dopo di lui, sosteneva che il vero fenomeno non è una performance musicale, il vero fenomeno è l'uomo, l'interprete. Vi faccio ascoltare lui. Delicate Mozart. Against time. You must dominate the body, not the music, not the piano, dominate you. Come si fa a dominarsi? Cercando di conoscersi, cercando di capire perché si fa questo, perché questo che fa un pastore tedesco scavando, lo si fa anche sul pianoforte, ma la spinta è esattamente la stessa. Il professor Eibisfeld parla di ritualizzazione. Quando un bambino non può accarezzare la mamma, lo fa sul pianoforte. E Mozart aveva tanti di questi problemi. Se gli viene meno la possibilità di farlo, lo farà su quello che avete visto. Un cane, è il mio cane, che il suo istinto di scavare lo fa sul divano, è l'istinto innato, lo è negli animali, ma noi siamo animali.
sì, ma è un movimento biologico. Perché nella Rhapsody in Blu dà dei pugni. Che produce le cicatrici, è la stessa che produce le psicosi, è la stessa che produce i cosiddetti tumori, è la stessa che produce la febbre ed è la stessa che produce la Rhapsody in Blu o il concerto di Mozart.
fare i salti, fare questo movimento era assoluta, significava 70 volte prenderlo e 30 sbagliarlo, ma sempre questo. E in realtà questo movimento che segue un arco non rallenta affatto. Devi prenderlo, non sbagliare, l'istinto è di fare questo. In realtà facendo questo si guadagna tempo, anche se si fa apparentemente più strada, però qui è come dover spingere contro un muro. E invece qui, seguendo un movimento arcuato, è come, non so, essere sospinti. La campionessa di nuoto americana che faceva quei film tutti girati sott'acqua. Vabbè. E questo è per dare un'idea di quello che viviamo ogni giorno, non con la stessa fatica naturalmente, all'interno di questo mare magnetico. Per capire questo tipo di attitudine che in qualche modo la natura, il cosmo, questa dinamica, questa grande dinamica, questo grande brodo magnetico ci richiede, si può provare ad immaginare di immergersi proprio nell'acqua. La prima cosa che dicono i bravi istruttori di nuoto è: nessun movimento scattoso in acqua, sempre rotondo, sempre con grazia, perché sennò c'è un effetto vortice che va proprio contro al tuo intento di andare avanti. Del nostro essere più intimo, che è il DNA.
Se siamo fatti di DNA e siamo fatti a forma così, di spirale, e tutto il resto dell'universo è fatto in questo modo, è possibile metterci in comunicazione. Un modo per farlo è la musica.